È giusto cominciare col distinguere la democrazia degli antichi da quella dei moderni. Quella degli antichi in... considerava il popolo, la democrazia vuol dire il potere del popolo, considerava il popolo come una parte che si contrapponeva a un'altra parte della città, cioè la parte dei, dei molti e dei poveri che si contrapponevano ai pochi ricchi. La democrazia moderna invece sempre il potere del popolo, ma eh, considera il popolo eh, la totalità dei cittadini. Detto questo, mh, la democrazia moderna è un, un modo di presentarsi della politica moderna. La politica moderna si eh, segnala per alcune caratteristiche fondamentali, eh, cioè di essere una politica centrata sopra eh, l'idea che il, il nucleo, il cuore della politica siano gli individui e che la politica sia una dimensione di ordine che deve essere costruito dagli individui stessi attraverso l'esercizio della ragione. Dentro questo ordine costruito attraverso l'esercizio della ragione, che dunque è una ragione tanto individuale quanto collettiva. Dentro questo ordine poi ci sarà spazio per il movimento, per l'esplicarsi di una razionalità un po' diversa, cioè di una razionalità che è soltanto individuale, eh, fondata sulla ricerca dell'utile. Detto in un altro modo, eh, l'obiettivo è quello di creare una forma politica che possiamo definire Stato dentro il quale gli individui possono perseguire le proprie attività economiche. Eh, la differenza fondamentale fra questa politica moderna e la politica della tradizione è che questa politica moderna non ha bisogno, non può più e quindi cerca di eh, non averne bisogno, non, non può più fondarsi sopra un insieme di credenze condivise, è una politica artificiale. Eh, naturalmente, dentro questo artificio eh, si cerca di riversare una discreta quantità di eh, sostanze ideologiche per rafforzare art questo artificio. Eh, una fondamentale è la natura, e dunque eh, si dice da un certo momento in poi che eh, lo Stato eh, in realtà non è il prodotto di un contratto fra individui. Ma è, è la forma politica di qualche cosa che lo precede, cioè la nazione, che come capite ha la stessa etimologia di natura. No? Oppure è un altro mito che viene adoperato per dare un po' di robustezza all'edificio, che è comunque artificiale, della politica moderna, il mito della classe, o, o quello che volete. Allora, la democrazia è. Un, dicevamo un modo di presentarsi della politica moderna, di, um, che cosa è necessario perché ci sia democrazia moderna. È necessario che ci sia eh, certamente l'idea che la politica è il prodotto della ragione umana, e dunque il grande nemico è l'autorità. L'autorità, cioè un potere che non eh, afferma di non aver bisogno di rendere conto di se stesso un potere che si fonda su se stesso il potere, il potere del re per grazia di Dio il potere della chiesa qualunque forma di potere Allora, dunque eh, la democrazia ha bisogno dell'idea moderna che la politica sia un artificio razionale ma ha bisogno anche sostanzialmente a suo materiale ha bisogno che l'esercizio politico, l'esercizio della politica, sia veramente a disposizione di tutti e, e non soltanto della ristretta elite borghese che ha eh, sistemato i conti con l'antico regime, che ha fatto le rivoluzioni, che si è liberata dall'autorità della Chiesa, ma certamente ha prodotto degli stati che sono stati di diritto ha prodotto degli stati che sono stati liberali ma che non sono stati democratici cioè sono stati dove ad esempio il diritto di voto è ri ristretto ad una molto piccola minoranza sono stati in cui le differenze sociali eh, economiche culturali sono eh, grandissime sono stati insomma come pe pensiamo Pensiamo all'Italia appena formata, all'Italia per tutto il periodo che va dal, dalla formazione unitaria fino alla prima guerra mondiale. Stati che sono, certamente hanno dentro di sé una matrice moderna, una matrice liberale, e tuttavia eh, non sono stati democratici. E a que dentro quegli stati si sviluppa nella sua fase iniziale l'attività economica del capitalismo ed è l'attività economica del capitalismo che produce la democrazia non direttamente non direttamente ma nel senso che il capitalismo eh, trasporta grandi masse di persone dalla campagna dal, dai, dalla terra eh, da condizioni di lavoro non dinamiche, non dinamiche, li trasporta nelle città, nelle fabbriche, dove eh, invece eh, non si viene per nulla trattati bene, e tuttavia si comincia ad avere la percezione della eh, innaturalità e dunque della modificabilità, della modificabilità delle condizioni sociali. Ed economiche, mentre invece è tipico della cultura tradizionale pensare che le condizioni sociali ed economiche sono, in, sono tali per natura e sono non modificabili. Nasci contadino, muori contadino. Eh, il fatto che ci sia il signore che possiede il latifondo è un fatto naturale. Ecco, quando il contadino viene portato via dalla campagna e portato dentro la fabbrica, comincia a capire, anche perché c'è al tempo stesso la predicazione socialista, comincia a capire che la condizione per cui c'è un padrone e un lavoratore salariato è una condizione reale ma non naturale, è una condizione storica che può essere modificata dall'azione politica. Naturalmente davanti a questo status di cose la reazione borghese può essere di chiusura e sarà il pensiero conservatore, oppure sarà una reazione eh, a più aperta, più progressista e sarà il pensiero borghese riformista, democratico. Tuttavia, ecco, L'idea di fondo della democrazia è che la politica è opera dell'uomo e dunque è modificabile, non è come tale voluta da Dio né dalla natura. Questo concetto moderno nella democrazia diventa un concetto materiale, cioè possiamo cambiare le cose. Naturalmente, eh, tutto ciò possiamo cambiare le cose non è sufficiente perché le cose cambino o comunque sia perché cambino nella direzione auspicata. L'Europa non riesce a diventare democratica in quanto Europa. Eh, la, certamente dalla fine dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale si pongono le condizioni per una importante democratizzazione delle strutture degli stati liberali, certo, in Italia pensiamo all'età giolettiana, in Germania pensiamo alla stessa opera di Bismarck che dopo tutto introduce le assicurazioni sociali e il suffragio eh, maschile universale, per cui, e tu, e, eppure, eppure la, la democrazia eh, non sfonda non sfonda e eh, viene al tempo stesso travolta e resa necessaria dalla prima guerra mondiale travolta perché la prima, la prima guerra mondiale non è certamente una guerra democratica né nelle sue origini né ovviamente nel suo svolgimento eh, eppure eh, viene resa necessaria perché la prima guerra mondiale è una guerra di mobilitazione universale delle società. In concreto, le, le società, le masse umane, già portate dal capitalismo dentro il processo politico, le masse umane, nella prima guerra mondiale, vengono portate in trincea, vengono armate, vengono portate alla morte. I sopravvissuti, i, i morti sono tantissimi, ma... Molti di più sono i sopravvissuti. I sopravvissuti non possono tornare alla condizione precedente. Non è, eh, una restaurazione della, della Belle Époque è possibile. Eh. Se non che il passaggio da, dallo Stato liberale monoclasse, cioè dove comandava una sola classe, la classe borghese, allo Stato delle masse, che è quello che si rende necessario dopo la prima guerra mondiale quel passaggio non lo fanno le democrazie, lo fanno i fascismi da una parte e il comunismo dall'altra le democrazie vengono l'impianto delle liberal democrazie ottocentesche che si erano trascinate fino al novecento quell'impianto non, non regge eh, l'ingresso delle masse nel circuito sociale e politico. Ripeto, mi...